Buonasera, buonasera a tutti. Ancora, siamo appena partiti e nel mentre mi presento, per chi non mi conosce, sono Raffaello Bonghi, socio di Officine Robotiche e Officine Robotiche, come ogni 2 settimane, presenta OR Pre-Tech, un evento quindi con frequenza di 2 settimane, giustamente. E Officine Robotica è un'associazione italiana no profit con base a Roma, con soci in tutta Italia ed oltre. Infatti, già per chi mi conosce e per chi ci segue, sapete che io mi trovo direttamente a Manchester, quindi in Inghilterra, e tanti altri di noi si trovano fuori da Roma, seppur comunque la nostra sede è a Roma. Questo significa che per chi ci sta ascoltando per la prima volta, wow, iniziano ad arrivare i numeri, siete in 15 già adesso e sta schizzando questa live. Vi saluto e per chi ci sta, intanto scrivete nei vostri commenti, scrivete qua sotto che siete qui. E intanto vi stavo dicendo, quindi Officine Robotiche parla di tecnologia, robotica, collabora con scuole. Ne abbiamo sentito tanto parlare in questo tempo, facciamo tantissime altre attività. E abbiamo tanti progetti come progetto di OR Domo, un progetto educativo di domotica che tra poco comunque vi ripresento, abbiamo tanti progetti di robotica ed oltre. Intanto, per chi ci sta seguendo, avete visto forse qualcosa di nuovo, poi magari ve ne racconterò in un'altra live. E andiamo intanto a noi. Andiamo intanto a noi, quindi vi do i riferimenti di Officine Robotiche che trovate sempre come al solito qua sotto. Sono il link di Officine Robotiche, quindi abbiamo i nostri canali Telegram di news, il nostro canale di OR per i Tech, trovate tutto sotto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube e mettere il subscribe, quindi cliccare anche sulla campanellina in modo tale che tutti i nostri eventi li potete seguire sempre e non ve ne perdete neanche uno. Abbiamo tutti i riferimenti dei social. E con questo so anche che molti di voi sono da Antalya, abbiamo avuto sia di noi di Officine Robotiche, abbiamo tanti amici e soprattutto volevo fare una dedica principalmente ad Andrea Montefusco che è venuto a mancare nella scorsa settimana. E questo per noi di Officine Robotiche che siamo stretti sia al gruppo di Tanzolab che a tutta la famiglia, sia per la grande amicizia che c'è stata, che abbiamo avuto. Io ho avuto modo di conoscerlo poco all'inizio, parecchi anni fa, prima che mi muovessi fuori dall'Italia, ma tanti di noi hanno avuto molto a che fare con lui, è stata una persona molto aperta, che ha aiutato tantissimo e su questo ci tenevo comunque a ricordarlo. E con questo volevo anche quindi ricordarlo, ma anche tornare a noi. E con questo volevo anche dire che in tutte le nostre live abbiamo fatto vari eventi che poi troverete nel nostro canale YouTube. Abbiamo presentato varie attività, tra cui l'Invita Jazz Song Xavier, che avevo presentato, il Jet Racer e la Donkey Car, gli R Blaster, Arlo, questo ai nostri albori. Abbiamo anche parlato dell'M5 Stack con Bruno Nozzutelli ed Alessandro Giacomella, sotto vari punti di vista. L'OR Domo, We Part con Gianni Bernardo. E per ultimo, 2 settimane fa, il contapassi per la pista ciclabile. Con questo ritorno nuovamente a noi e rispetto alle live precedenti faremo qualcosa di nuovo. Questa volta intervisteremo una persona molto nota. Ed è il momento di introdurre Guido, non voglio dire di più perché forse molti di noi lo conoscono. Buonasera a Buonasera! tutti. Ciao, Ciao ciao Raffa. Guido! Ogni Allora, era da un po' tanto che ci non si ci vede un vedevamo. istante alla distanza, dai. Meno male, guarda, meno male che viviamo Ecco. in un periodo dove internet unisce.
E questo è tanto di aiuto, e lo vediamo anche, e lo vedo soprattutto dai nostri canali Telegram, che sono molto vivi, quindi non siamo spenti, e questo fa tantissimo. Assolutamente. E soprattutto anche dopo la live di Conte, che per fortuna è finita in tempo. Dirò, siamo rispetto all'Inghilterra, voi partite il venerdì, io parto domani con un bellissimo lockdown nazionale, quindi ci unisce questo, sfortunatamente, però abbiamo forse, prendiamolo dallo spirito giusto, abbiamo più tempo disponibile per fare i nostri progetti e uscire belli carichi per a fine del lockdown. Intanto parliamo un pochino, perché per chi non ci conosce, noi ci vediamo da tanto tanto tempo e so della tua passione, quindi ti chiedevo come è partita questa esperienza per chi non ti conosce, perché se no hai su questo tanto da raccontare. Sì, abbastanza, si vede anche dai capelli e dalla barba, dal colore, insomma, che denotano leggermente l'esperienza, ma diciamo. Ma dai, so che tu hai preparato qualcosa per noi per raccontare un pochino, quindi, quello che hai fatto. Che sì. Ti condivido lo schermo intanto? Vai. Vado, ok. Eccoci qua. Si vede? Sì, si vede benissimo. Intanto, per chi ci sta seguendo, commentate tutto quello che volete. Anche cattiveria, Cerchiamo di sapere il possibile da Guido. Ok. Allora, comincio, Raffa? Vai, ti metto tutto a schermo perché credo che sennò non si vede bene, quindi lascio agli altri tutto a schermo. Poi se mai ti avviso quando ritorni in live. Vai! Va bene. Allora, non partirò dagli antichi romani, come diceva qualcuno, ma un po' più tardi, ma neanche tanto più tardi. Io ho cercato di fare un qualcosa, appunto, come ci eravamo un po' detti all'inizio, che non fosse... cioè, è imbarazzante parlare solo di me, ovviamente, vabbè, intervista a me, parlerò io, e quella sarà la mia, diciamo, il filo conduttore sarò io. Però in tutti questi anni, diciamo, ho avuto la fortuna di incontrare veramente tante, tante brave persone, con le quali sono uno, appunto, veramente dei migliori, era appunto Andrea Montefusco, che purtroppo non è più tra noi, ma comunque ce ne sono tante che sono veramente, veramente bravissime. E quindi, diciamo, io vorrei, come vedete qui ho fatto una raccolta su questa prima slide di un po' di cose che sono avvenute da quando ho cominciato, grazie alla robotica, a conoscere tutte queste persone. Allora, non partiamo dagli antichi romani né dagli assiro-babilonesi, ma partiamo dalla terza media, quando facevo la terza media, sarò abbastanza veloce, non parlerò tutti gli anni di scuola. Da quando facevo la terza media, che venne un professore supplente da Galileo Galilei, l'Istituto Tecnico di Viale Manzoni in Roma, e ci spiegò la radio a galena. Per me fu una cosa, ci spiegò il circuito oscillante, il condensatore e l'induttanza che si scambiavano energia, si accordavano, cioè era il 69, quindi era qualche anno fa, me lo ricordo ancora benissimo, e lì appunto è scattata la scintilla che mi ha fatto un po' partire il tutto. Ho trovato appunto il kit, che non è questo della foto, perché ovviamente non ce l'ho più, ma è molto simile a questo che vedete qua nella foto. Lo comprai al negozio di elettronica in via Appia, ABC, e veramente sentire solamente due canali Rai, Rai 1 e Rai 2, ma fu un'emozione veramente incredibile. E da lì appunto poi si è sviluppato tutto, sono andato all'Istituto Tecnico, sono andato appunto al Galileo Galilei, guarda caso, grazie sempre a quel professore supplente, e lì c'erano dei laboratori fantastici, fisica, chimica, elettrotecnica, misure elettriche, veramente eccezionali. E questo devo dire che mi ha dato l'impostazione sin da subito, appunto l'impostazione che mi è rimasta e che ho tuttora e che cerco appunto di diffondere, che è quella del connubio tra teoria e pratica, quindi una buona base teorica ma poi l'applicazione pratica, e questo è quello che avevo al Galilei, e quindi mi sono trovato veramente bene e mi trovo tuttora bene, e i corsi che faccio adesso li faccio comunque ancora con questo scopo, quindi con questa modalità, quindi prima spiego lo scopo al quale voglio arrivare, dopodiché
si parla della teoria e si approfondisce la teoria, si mette in pratica e così via, con un processo di raffinamento. E diciamo, vabbè, andiamo avanti, appunto, poi nel tempo, dopo la galena sono passate le valvole, transistor al germanio, circuiti, eccetera, eccetera. Nel 1974, insieme al diploma di maturità, alla patente di guida, ho preso la licenza di amatore, quindi lì proprio si è aperto un mondo. E partecipando alla CB, a banda cittadina, quindi quella che era Facebook dei nostri tempi, praticamente ho conosciuto un sacco di gente, e tenete conto che tutti gli amici che ho conosciuto li ho conosciuti appunto in CB, tutti nerd come me, ovviamente, si parlava sempre di elettronica, però insomma poi alla fine tra uno di questi amici, la sorella di uno di questi amici è diventata mia moglie, quindi potete immaginare come lobby ha influenzato pesantemente la mia vita. Arriviamo al 79, leva, praticamente il periodo di leva, servizio di leva, e ho approfittato tanto tempo che avevo per studiare. In quel periodo uscirono i bug book, questi fantastici per l'epoca, unici perché altrimenti era impossibile trovare documentazione. Li comprai, non dico tutti, ma quasi, e lì studiai elettronica digitale, microprocessori, eccetera, eccetera. E se a qualcuno dovessero interessare, per curiosità, cioè, ho messo anche introni.it, che praticamente è un link fantastico, è un sito fantastico, bruttissimo dal punto di vista estetico, ma strapieno di contenuti, riviste e libri. Lo riporto intanto anche in banner, scusa se ti ho interrotto, così ne approfitto. Perfetto. Perché non si vede tanto, quindi perché ci ascolta adesso vedete in banner. Mettelo perché veramente per chi non lo conosce è veramente interessante, c'è proprio tutta la storia, veramente tante bellissime riviste, si capisce la storia del nostro, diciamo, del nostro hobby. Quindi praticamente niente, siamo arrivati qua al 79, poi dopo diciamo i primi anni 80 sono andato a lavorare come progettista elettronico digitale in elettronica SPA, dove ho conosciuto tante altre interessantissime persone. Introni.it, www.introni.it, sì. Perfetto, perché non si vede bene neanche a tutto schermo, così ah, adesso. Via, sì, se non ti preoccupare, ci metto io. Vai, vai. Devo fare un po' più grosso. Ok. E niente, praticamente lì, quindi, come progettista, come sistemista, insomma, e ho cominciato lì a mettere in pratica quello che avevo imparato dai bug book, l'utilizzo dell'8085, quindi una scheda con un microprocessore a ben 470 kHz di clock, cioè una cosa micidiale per l'epoca, mezzo megahertz, attualmente è veramente ridicolo. Vabbè, facciamo un salto piuttosto lungo, facciamo un salto temporale piuttosto lungo, perché praticamente poi nel frattempo, diciamo dalla fine degli anni 80 sono andato a lavorare, ho lavorato più che altro per quanto riguarda l'ICT, quindi lì ho avuto modo di imparare tutta la parte di utilizzo dei computer, tutte le applicazioni, eccetera, e quello che era la tecnologia emergente per l'epoca, che era internet, questo mostro che per l'epoca era veramente interessante per cercare le cose su internet. Nel 2002 esce in edicola della Peruzzo Editore, Robots, il famoso robot Monty, che ormai è diventato una pietra miliare, almeno in Italia. E praticamente lì si è riscatenata, si è riaccesa la scintilla che ha provocato la riaccensione della brace che sopiva sotto per tutto quel tempo. La robotica che quando, diciamo, a fine anni 80, quando, diciamo, mi sarebbe interessata, era praticamente impraticabile a livello hobbistico. E invece scoprì proprio grazie a Monti che nei primi anni 2000 che invece era non solo fattibile a livello hobbistico, ma anche c'era tanta gente che lo faceva. E conobbi, appunto, vedete, qui c'è una delle prime Robofeste alla quale ho partecipato, quindi a Monte Rotondo c'erano questi professori, Giampaolo Pucci e Paolo Torda, che hanno portato la robotica nel territorio romano e dintorni. E scoprì anche, un po' come tutti praticamente all'epoca, imparai la programmazione di questi famosi microcontrollori che erano bestie misteriose, SPIC Ma sai che ti 1684. dico che ci sta intanto GPR One Industries che
che dice: io ho iniziato con quello, con un bel punto esclamativo. Ma penso che ce ne saranno tanti che potranno dire la stessa cosa, guarda. Infatti continua dicendo: avevo 10 anni, mi pare. E qui appunto conoscemmo un po' tutti Sergio Danzilli, che appunto fu il primo divulgatore di questa nuovissima tecnologia, scrivendo questo piccolo esempio. Perché mi sta guardando, io qua faccio, mi inchino. Infatti. Quanto ho imparato. E appunto e qui appunto fu uno dei primi esempi di divulgazione assolutamente gratuita, assolutamente professionale, però rivolta a livello hobbistico. È stata anche questa una pietra miliare che è rimasta storica. Andiamo avanti abbastanza rapidamente. Diciamo, nei vari anni c'erano sempre almeno 2 o 3 quelle che venivano chiamate RoboFest. Il nostro incontro principale avveniva a Pisa, perché era un po' baricentrica a livello nazionale, quindi avevamo modo di incontrare gli amici che sentivamo durante tutto l'anno solo tramite mailing list, forum, tutte quelle cose che nel frattempo stavano sviluppando. Quindi von Neumann. Mi sa che ci siamo conosciuti in quel periodo, se non ricordo. Più o meno sì. Adesso si vedrà anche qualche foto che si nota. Ti nota maggiormente la tua differenza di età. Sì, infatti. intanto ti vedo, mi sa, in una foto. Ti vedo in tutte, forse. No, nella seconda che stavi con un robot. Stavo per dire il nome, ma non lo voglio dire. lo vediamo dopo. Quella al von Neumann. Al Pacinotti, quello mi sembra che fosse, addirittura. Comunque, vabbè, diciamo le varie feste. E cominciamo, appunto, a avere l'esigenza di avere anche gli incontri in presenza, come si direbbe adesso, invece che solamente a distanza. E quindi cominciarono a formarsi i primi gruppi, cioè, quindi i gruppi che, guarda caso, quando si incontravano, dove si incontravano? In pizzeria, davanti a una birra, una pizza, ovviamente. Quindi appunto, per rafforzare quello che dice... Dobbiamo riprendere. Sì, infatti, ti stiamo aspettando. Per rafforzare quello che diceva Raffaello, che appunto la tecnologia nel nostro caso ci ha avvicinato, non ci ha assolutamente allontanato. Nel 2005 c'è stato proprio l'apoteosi dell'incontro, quindi ci incontravamo in agriturismo vicino Parma, fu proprio il massimo, l'incontro tra più persone di diversi gruppi, quindi Robo Italia, Robotech, diversi gruppi che si incontrarono insieme, fu una cosa bellissima. 3 giorni, praticamente venerdì, sabato e domenica, quasi giorno e notte, con pochissimo sonno, a parlare, a progettare, a fare prove, una cosa veramente bellissima. E nel 2006, lasciatemi passare questa cosa, Raffaello, questa se la ricorda bene, vedete, sono dalla parte sinistra, lui dalla parte destra. Dobbiamo perderci un po' di tempo, però, secondo me, perché non tutti sanno cosa ci sta dietro Officine Robotiche, cosa ci sta dietro tutto su questa ARRM. Racconta. Che diciamo? Intanto, che cos'è RRM? Non solo lasciarla come slide. Era la nostra associazione robottari romani magnaccioni. Dopo non mi ricordo com'era partita. Com'è che decidemmo RRM? Praticamente perché ci incontravamo appunto sempre davanti alla pizza e quindi lo scopo è quello della robotica, però... non trascuriamo la parte enogastronomica o più che altro birrogastronomica. Mamma mia! Litri di birra, veramente. Intanto rimetto la slide a pieno schermo anche per tutti gli altri. Se non ricordo male, poi dopo andavamo sempre o a Frascati o ad Ariccia, non mi ricordo se ci andavamo. No, a Frascati. Frascati, mamma mia, Frascati, a fare le fraschette. Tanta roba. E qui appunto nasce questa, veramente una cosa goliardica, non c'ha nessun senso, però per noi il cuore, diciamo, il nucleo di partenza della nostra associazione è rimasto la RRM, questa cosa goliardica. Che Ivano dice che anche lui era in questa foto, ci scrive direttamente in live. Va bene, andiamo avanti, facciamo cose più serie. Io mi interrompo, lo sai che sono oggi disturbativo. Ti ho detto, io ti ho coinvolto pesantemente, quindi qua, come vedi, ci sei anche tu. Sì, infatti, apprezzo tantissimo. Questa,
Questa fu una cosa, un'altra cosa bellissima. Questo ci chiamò un amico che abitava a Foligno, che è appunto un amico, uno del gruppo, diciamo, del nostro gruppo esteso in tutta Italia di robotica. A Foligno, questa piccola cittadina, avevano organizzato, il provveditorato aveva organizzato la giornata della robotica e ci invitò proprio appunto come rappresentanti di questa cosa. E organizzarono una cosa bellissima. A partire dall'asilo fino all'università, praticamente dei processi incrociati tra le diverse fasi dell'insegnamento, dove insegnavano robotica, cioè veramente dal cartoncino fino ai microcontrollori, quindi una cosa bellissima. E noi facemmo delle presentazioni, insomma, ci invitarono a parlare di quello che era la nostra esperienza, la nostra cosa, come potevamo contribuire a questa loro bellissima iniziativa. E nel 2009 c'è stato un altro incontro sempre a Neverland, sempre in questo agriturismo, come vedete, robot, gare, cose varie, quindi una bella, veramente una bella realtà, una bella riunione di menti cariche, veramente molto molto cariche. E nel frattempo cominciarono a partire Fondazione Mondo Digitale, l'associazione appunto che molto molto attiva a Roma, ma non solo, ovviamente cominciò a organizzare le Ron Cup, quindi queste feste nel quale c'erano le gare, e invitava persone, come vedete qui ho avuto l'onore di stare pure a fianco a Massimo Banzi, praticamente... stavo per dirtelo, considera. è lui, dice, chi è quello con la barba nera vicino a quello con la barba bianca? È Massimo Banzi, perché io conosco quello forte che guido, poi l'altro non lo so. E quindi ci furono queste, ci sono state, ci sono ancora queste cose bellissime che fanno incontrare scuole di tutta Italia a competere su gare robotiche, veramente una cosa fantastica. Voglio parlare un attimo di quella foto che vedete in basso a destra, perché mi è rimasta veramente impressa. quei bambini attentissimi curiosissimi, ovviamente, come tutti i bambini, di capire. Uno si alza, viene da me e mi dice: ma cosa fa questo robot? Io un po' così mi imbarazzo a spiegare a un bambino: guarda, tu gli dici quello che deve fare, lui lo fa, gli dice le cose e lui le segue, cercando di mettere in modo semplice il concetto di robot autonomo. Lui ci pensa due secondi e mi fa, dice, come si chiama il robot? Io, si chiama Lino, gli ho dato il nome Lino. Ah, torna indietro, vado al robot. Lino, vai alla finestra. Una cosa bellissima, cioè una cosa che mi è rimasta. Per me tecnicaccio era ovvio che gli dici significa che lo programmi in modo da. Per lui gli dici significa gli dici, gli parli. Quindi quel bambino già stava secoli avanti rispetto a me, già c'aveva tutta un'altra mentalità. Fu una cosa bellissima, mi è rimasta impressa, quella foto per me è rimasta veramente significativa. Poi, dunque, nel 2012 più o meno, ci trovammo sulla nostra mailing list, arrivò un tizio che si chiamava Sergio Danzilli. Tutti, Sergio Danzilli, quello del Pick by Sample, vedi, è lui, accidenti, quale onore, bla bla bla. Praticamente organizziamo insieme un incontro in Acme System, nell'azienda azienda da lui fondata insieme a Roberto Asquini, e scoprimmo che Sergio Danzilli non ha fatto solamente Pick by Sample, anzi, quella è stata una delle cose veramente più minori. Di cosa ne ha fatte alcun'altra nella sua vita, di cose veramente interessanti. E quindi lì, questo teniamolo presente a questa fase, perché lì fu il primo incontro, questo, di una realtà hobbistica come quella di una mailing list, di un forum, di un'associazione romana robottale Magnaccioni, con una realtà industriale invece che lavorava e faceva cose veramente professionali. Quindi fu veramente l'inizio di un'esperienza bellissima. Abbiamo incontrato diverse volte, ci spiegava quello che faceva e cominciamo a capire che cosa significava l'elettronica a livello industriale. Io l'avevo fatta nei primi anni 80, però stavo nel reparto, una grossa azienda, stavo nel reparto progettazione, che era staccato da quello di produzione, quindi per me era una parte a sé stante. Facendolo come hobby ti avvicini a cose diverse, ma stai veramente ancora molto lontano rispetto a quella che è la realtà industriale.
E nel 2015 decidiamo di associarci, quindi fare una cosa un po' più seria, se dobbiamo fare una presentazione, una cosa, dobbiamo andare da qualche parte, presentiamoci come associazione, quindi abbiamo fondato un'associazione no profit, un'associazione, una APS, quindi ci siamo dati un motto, abbiamo fatto il nostro logo, quindi diciamo cercando di fare una cosa un po' più appunto. Quindi, infatti, Carlo dice: questa è la storia di OR. Lo riprendo proprio. Praticamente sì, diciamo nata da una serie di incontri davanti alla birra, insomma, poi alla fine è diventata... È il motore quello, sì. I miei progetti partono proprio quando si fa in un bel tavolo sul tovagliolo, io ricordo così. Assolutamente, i progetti sul tovaglioli, c'hai ragione, è vero. Di che stiamo parlando? È giusto, è andato nel modo migliore. Senta che... E quindi praticamente da lì ci venne l'idea di fare degli incontri annuali, quindi trovavamo nel 2014 e 2015 sono stati i primi due, ci ha ospitato SP Co-work, che era questa realtà che purtroppo non c'è più nel territorio romano, questo co-working, Fab Lab, che aveva diciamo dei locali, organizzammo tutte queste belli incontri, venne appunto, fu un altro di quegli incontri nella quale potevamo incontrarci finalmente da tutta Italia per parlare due giorni, tre giorni pieni di robotica, una cosa veramente anche questa bella e veramente stimolante. Su questo ti dirò tantissimo, si è cresciuti tanto sui progetti, su quello che si faceva, sui robot e su quello che stai presentando, scusami se ti ho rubato la parola. No. E questo praticamente è stata una delle conseguenze di quelle robofeste, round cup, eccetera, eccetera. Un giornalista è venuto, ha visto il robot, e perché non lo viene a presentare da Magalli, ai fatti vostri, per ufficio brevetti, bla bla bla. Dico, ma io... Vabbè, insomma, alla fine mi ha convinto. Quindi faccio vedere tutta la presentazione. Se non si sente bene. La fermo perché altrimenti sì. Tanto okay. non è quella interessante, mentre invece forse sarebbe più interessante vedere quello che vedeva il robot. Forse questa potrebbe essere più divertente. Praticamente questa è la soggettiva del robot, con la telecamera del robot che camminava. Questo sta dentro il mitico Studio 1. Il famoso Studio 1 della Rai, dove c'è stata Mina, Totò, Corrado, Alberto, tutti sono stati. E questo è il mitico Studio 1 e Lino girava lì dentro e riprendeva. Quindi questa è una cosa che è rimasta storica. Ma com'era fatta quell'interfaccia? O forse ne vuoi parlare dopo? Magari ne parliamo dopo, finiamo. Perfetto. Sì, vai. Facciamo, comunque domanda... La ringrazio per la domanda, come direbbe qualcuno. Ok, prendo e vado avanti. Allora, nello stesso tempo, appunto, nel 2013 eravamo stati come visitatori al primo Maker Faire, una cosa fantastica, una cosa che proprio sposava in pieno le nostre idee, quelle di divulgazione, di stare insieme, di parlare. Si cominciava a poter fare le cose in casa, quello che una volta era veramente complicato, si poteva cominciare a farle in casa, quindi stampanti 3D, prototipazione e tutto quanto. Quindi dall'anno dopo, dal secondo anno del Maker Faire, decidemmo di partecipare come officina robotica. Una cosa che proprio sposava in pieno le nostre idee, quelle di divulgazione, di stare insieme, di parlare. Si cominciava a poter fare le cose in casa. Aspetta che ti ho silenziato. Okay. Ti ho silenziato un attimo. Ok, a posto. Ok, scusate. E piccolo incidente. E diciamo anche qui la cosa bellissima, vedete, praticamente lì c'è un ragazzino che è Giovanni Bruno, perché è un ragazzino, è sempre stato un ragazzino, in mezzo a tantissimi veri ragazzini, quindi che si diverte più di loro. E come vedete i bambini sono veramente scolaresche intere che non... La maestra non riusciva più a portarli via perché vedevano i robot che si muovevano da soli su questa pista, quindi anche lì la possibilità di interessare i bambini veramente sin da piccoli c'è, e il Maker Faire
e noi, posso dire anche noi, dai, come Officina Robotica, mettiamoci questa piccola medaglia. E soprattutto il più presente del Maker Faire, ricordo, perché ero quello che stava sempre proprio lì, mi ricordo. Tutto, anche soprattutto quindi nel 2016 continuammo appunto come Officina Robotica, con altre gare di Line Follower. Qui vedete, ho messo due cose che per me sono abbastanza significative. Uno è Alessandro Ranellucci, che è molto conosciuto, sicuramente, che è uno degli organizzatori del Maker Faire, e sotto l'onore di aver potuto incontrare di persona Grant Imahara, che è uno dei, quello che è stato, purtroppo è stato, perché anche lui ha avuto l'effetto del maledetto 2020, non c'è più neanche lui, ma uno dei più grandi robottari del mondo, insomma, quindi uno di quelli che veramente la robotica la faceva anche a livello professionale, perché faceva effetti speciali per i film, quindi una persona veramente che abbiamo seguito tutti veramente con cuore, e siamo rimasti tutti veramente dispiaciuti quando se n'è andato. Poi, diciamo, nel 2016 abbiamo organizzato un altro incontro, un altro dei nostri incontri annuali. Questa volta ci ha ospitato Fondazione Mondo Digitale, qui siamo stati veramente contentissimi di essere diventati amici di queste persone, che tra parentesi poi stanno veramente vicino a casa mia, e quindi qui abbiamo avuto l'opportunità di poter stare negli ambienti di Fondazione Mondo Digitale, diciamo, di fare questo scambio di collaborazione tra le loro iniziative e le nostre, un altro degli eventi fantastici. Avviciniamoci un po' più a quella che è la parte nel quale volevamo arrivare come obiettivo finale. Officina Robotica aveva la sua sede, organizzava le sue brave presentazioni, workshop, eccetera. E una volta ci mettiamo d'accordo appunto con Sergio Donsilli, con Acme, quindi per fare una presentazione su degli argomenti che aveva proposto lui. E da lì a Sergio venne l'idea di creare il Tanzolab, quindi di creare una realtà, diciamo, non opposta ma complementare a quello che è un po', diciamo, il discorso di Fab Lab, no? Quindi un discorso di traghettare lobby verso una realtà industriale. Quindi ci ospita tuttora quando possibile, ovviamente causa lockdown, ma quando è possibile ci ospita presso i suoi locali, e lì incontri anche in questo caso tecnici a livello sempre più alto, veramente con delle persone veramente preparate, non solo sulla base teorica ma anche su quella pratica, cioè gente che l'elettronica la fa sul serio dal punto di vista pratico. E quindi qui ci stiamo avvicinando verso la parte professionale, tanto è vero che al Maker Faire 2017-2018 abbiamo cominciato a partecipare in un modo un po' più rivolto alla professione, piuttosto che solamente al lobby e alla divulgazione. Quindi, diciamo, abbiamo progettato una scheda insieme appunto ad Acme, una scheda specializzata per la domotica, quindi creare un prodotto che fosse, diciamo, unico sul mercato, che avesse un valore aggiunto decisamente alto. Poi dopo magari la vedremo dopo, ma non è questo l'argomento. Però appunto cominciare a trasformare quelle che erano le conoscenze, tante, perché tra tutti quanti di conoscenze, tra Officine Robotiche, Tanzolab, eccetera, di conoscenze ce ne stanno veramente tante, portarle verso il risultato. Diciamo, questa quindi è un po' tutta la storia. Complementare al discorso della progettazione, delle mostre, degli incontri, degli workshop, delle mangiate, delle chiacchierate, eccetera, c'è stata anche da parte di un po' tutti noi, io ovviamente racconto la mia storia, ma un po' tutti l'hanno fatto, della divulgazione. Quindi ho creato un mio sito, poi magari dopo, se ci sarà tempo, Raffaello me lo dirà, faremo anche una carrellata su quello che è il mio sito. Sto riportando il tuo sito nel banner, quindi per chi ci sta seguendo lo può trovare. E ne approfitto che ti ho interrotto per dire questo, che per chi ci sta seguendo per la prima volta vi ricordo di iscrivervi al nostro canale di Officine Robotiche, di mettere anche di attivare anche la campanellina che troverete a fianco al subscribe, che serve per avvisarvi quando ci sono nuovi eventi,
e anche quindi di iscrivervi per poterci seguire per le prossime live. Ti ringrazio, ti ridò la parola. Grazie. Quindi niente, appunto, ho cominciato, diciamo da subito, a pubblicare tutto quello che facevo. E qui ho scoperto, appunto, sulle mie spalle, che cosa significa pubblicare. Cioè, se tu fai un progetto, lo pensi già con l'ottica di esporlo al giudizio del pubblico, lo pensi già dall'inizio in un altro modo. Veramente sei costretto a ragionare già in un altro modo. Non fai più le cose, non fai le cose, dice vabbè, tanto funziona, chi se ne frega. No, funziona, ma deve essere anche valido per qualcun altro, quindi deve essere chiaro, deve essere commentato bene, deve essere fatto bene, poi ovviamente bene, perfetto, non sarà mai. Lì ci sarà il feedback di chi lo vedrà e ti dirà dove è sbagliato, però progetti già in modo diverso. Quindi questa è una cosa che mi è stata veramente molto, molto utile sin da subito. E da questo poi sono nate, appunto, facendo i siti in maniera così, facendo le pagine, poi non diciamo siti, pagine piuttosto bruttine ma ricche di contenuto, diciamo, si è sviluppata anche la capacità, diciamo, di poter scrivere articoli su riviste. E da lì ho avuto l'opportunità di poter scrivere su riviste internazionali, su Stella, sono sul mio sito, ci stanno gli articoli che ho pubblicato all'epoca, e praticamente è una cosa molto, molto interessante, perché impari a scrivere in un inglese tecnico, come dicevano i redattori di Circuit Seller è una rivista internazionale. Rivista internazionale significa che devi scrivere in un inglese internazionale, senza slang, senza cose, quindi e anche lì è stato veramente un ottimo insegnamento per capire come vanno scritti gli articoli, come vanno organizzati. Da lì ho cominciato a scrivere tutto in inglese, perché ovviamente in inglese lo potevano leggere tutti, in italiano rimaneva confinato nel nostro territorio e non mi pareva bello, visto che io spazio per tutto il territorio mondiale a cercare cose, quindi anche io volevo scriverlo per tutti e non solamente per un gruppo ristretto. Ultimamente, quindi, ho scritto anche per qualche rivista italiana su Fede Elettronica. Ultimamente, quest'anno proprio, sono uscita una serie di articoli su Elettronica In, riguardanti la domotica, e quindi riguardanti un po' quello che avevamo visto prima, appunto quella scheda che avevamo progettato insieme, avevamo progettato in Acme. E quindi questa è un po' la parte, appunto, di divulgazione. Altre cose che ho scritto, tante ce ne sono sul mio sito, qualcuna ne ho pubblicata sul sito del Tanzolab, qui ci sono un po' di link, non so Raffaello se si vedono, se vuoi metterli nel banner, quindi qui ci sono articoli, su questi siti ci sono articoli ovviamente non solo miei, di gente anche molto molto più brava di me, quindi cioè, ci sono articoli 6. Io qui ho linkato i miei, ma ce ne stanno veramente tanta brava gente, tante gente veramente, persone veramente che la materia la conoscono. E il bello di internet, come diceva una volta una pubblicità, è quello che queste conoscenze si fondono e porta un risultato che altrimenti non sarebbe assolutamente possibile. E io la presentazione della mia storia, spero di non aver annoiato, l'ho finita. Guarda, annoiato è impossibile, perché ti dirò, intanto ti interrompivo, ma non sai quanti commenti sono arrivati nel mentre, cioè, non hai idea. Quindi, cioè, da chi, ad esempio, guarda, riporto. Ecco, riporto, andando in ordine, Carlo che dice Elettronica In con Boris Landoni, esempio. Già, grande, grandissimo. O anche forse una persona nota, magari non so Guido se la conosci, forse dal cognome, una tal Martina che dice confermo che è tutto in diretta. Sì, la stanza a fianco. Ma nell'altra stanza. Da qui salutiamo, qui saluto da lontano Martina. O anche quando facevi vedere tutta la parte di Officine Robotiche con Alessio Morale che diceva brutte facce, che infatti non a caso mi sa che Alessio era anche lui è entrato in Officine Robotiche più o meno in quegli anni. Sì. Poverino. Da qui salutiamo. Intanto abbiamo lasciato
un po' di argomenti che io mi sono tenuto da parte, che mi sono segnato nel mentre quando parlavi di robotica e anche quindi di tutta la parte di crescita, quindi da divulgazione che parlavi prima, come anche di attività professionale. Quindi su questo so che hai qualcosa di molto interessante, che sarei curioso e anche onorato se ci racconti, che molti di voi non sanno cosa hai fatto nel mentre. Intanto ti vedo che hai messo qualcosa a pieno schermo, quindi... Questo intendevi? Esattamente. Oh, qui faccio vedere un po' rapidamente, un po' in anteprima delle schede, diciamo, di quelle che posso far vedere, non tutte, perché appunto lavorando per clienti ovviamente hanno le loro esigenze di riservatezza, quindi qualcosa la posso far vedere, qualcosa l'ho dovuta togliere, qualcosa la vediamo. Quindi praticamente qui niente, queste sono appunto le schede che ho progettato negli ultimi 4-5 anni, grazie alle possibilità veramente che mi ha dato anche in questo caso Acme, quindi grazie all'attrezzatura di Acme, di Sergio Transilli, ma soprattutto alla scuola di Roberto Asquini, che mi ha veramente dato un'impostazione pratica industriale veramente, veramente importante. Quindi queste sono schede, diciamo, molte di quelle che vedrete. Ma intanto ti faccio una domanda personale proprio, che mi viene da dire. Cosa hai visto quando sei passato, quindi, da un'attività, diciamo, hobbistica a un'attività di professionale? Qual è stato quello, cosa hai sentito di diverso? Cioè, qual è stato il pezzo che è cambiato in te? Il concetto di fare un qualcosa, a parte il fatto che, diciamo, cambia un po' l'idea di come lo progetti, lo scopo, però diciamo poi alla fine hai uno scopo che può essere diverso, però praticamente la fase di progettazione è sempre quella, però ragioni con un'ottica diversa, ovviamente ragioni con l'ottica della ripetibilità, cioè mentre quando fai hobby hai il cassetto, oh guarda che ho trovato sto bel motore, adesso lo metto sul mio robot, quando lavori in logica professionale, cioè no, ma quel motore poi lo ritrovo sul mercato, poi se devo fare una seconda scheda ritrovo lo stesso motore, ritrovo lo stesso componente, quindi escono fuori tutta una serie di cose, non sono più quelle di trovare il componentino in Cina al prezzo più basso possibile su AliExpress in 10 pezzi perché c'è l'offerta speciale, ma quello di trovare il componente che si troverà per lungo tempo, che sarà affidabile sia come funzionamento che come anche disponibilità sul mercato, quindi è un modo di ragionare abbastanza diverso. Tu devi garantire al mio committente, quello che mi ha chiesto il progetto, devo garantire che questo circuito è fattibile al minor costo possibile totale, non solo costo economico di comprare i singoli componenti, ma anche di produrlo, di provarlo, di metterlo in pratica, di progettarlo, eccetera. Deve essere quindi realizzabile, funzionale, affidabile, soprattutto affidabile. Quindi io adesso non voglio assolutamente parlare male di piattaforme single board computing che stanno in giro attualmente, perché sono una cosa che eccezionale, che ha veramente sviluppato l'elettronica in maniera fantastica e mi ritorna anche comoda su tantissime cose. Però io adesso, rispetto a prima, rispetto a quando facevo hobby, quando vedo uno schema elettrico, quando vedo una scheda di uno di questi SBC economici, diciamo che mi viene un po' da ridere, ecco, perché praticamente utilizzano veramente pochissimi di quei concetti industriali, ma anche perché non c'è bisogno di una scheda di laboratorio, per carità, non è una cosa negativa, però se io devo mettere una scheda in funzione deve andare su un quadro elettrico e funzionare in maniera affidabile, deve essere progettata in un altro modo. Quindi ci sono proprio delle basi di progettazione completamente diverse. Quando costruisco, quando scelgo un componente, lo devo scegliere in un certo modo, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista commerciale, economico, di reperibilità, eccetera. Quindi qui vado un po' rapidamente sulle schede. Questa è quella che dicevamo prima, la CM3 Home, quindi quella che abbiamo esposto, che avete visto su quel pannello. Questa è basata su una Raspberry, un modulo industriale Raspberry CM3, Compute Module 3 della Raspberry, quindi questa è una Raspberry a tutti gli effetti, però è costruita
comunque è progettata e costruita con quei concetti industriali, quei concetti, cioè se io questa la metto in un quadro, ci si avvicina uno che ha le scarpe di plastica e carico perché è una giornata di tramontana e la tocca, non si deve rompere, deve essere affidabile. Quindi sono dei concetti di progettazione abbastanza diversi, veramente abbastanza diversi, che si imparano solo con la pratica. Ovviamente la pratica è molto più veloce, cioè diciamo l'esperienza è molto, molto velocizzata se c'è qualcuno che te la spiega e che te la insegna, quindi però appunto quello è il concetto. Questa è un'altra scheda, uno dei cavalli di battaglia di Acme System. Ma su questo guarda, mi ho una domanda da farti. Dimmi. Andare quindi, immagino, quando fai un prodotto industriale ti riferisci anche a normative e a passaggio quindi di certificati di queste schede? Assolutamente sì. Quanto è difficile? Cosa hai provato la prima volta che lo hai fatto? Dando, tra virgolette, un doppio senso a questa frase. Com'è stato quindi? La prima volta che sono andato in un laboratorio di test di compatibilità elettromagnetica, sinceramente di una scheda che avevo progettato io, ci sono andato con un discreto timore, devo dire. Quando cominci a vedere la curva che si compone sullo schermo e vedi che si avvicina ai limiti di legge, diciamo, i limiti delle direttive europee, oddio, ci sto sotto, oddio, come ho fatto? Gli ho fatto, aspetta, questo ci ho messo, il piano di massa non era corretto abbastanza, il ritorno non era... Allora cominci a pensare a tutto quello che può succedere. Devo dire che pensi ad altre cose, cioè veramente ti preoccupi di altre cose, appunto come dicevo prima, la resistenza alle cariche elettrostatiche, la robustezza a non essere influenzata da, appunto, diciamo la compatibilità elettromagnetica, quindi è una cosa che ha un suo peso non indifferente, ma parte dall'inizio, dopo è difficile recuperarla se non hai progettato bene la cosa, sia a livello di schema elettrico, sia di sbroglio del circuito stampato, quindi sono cose veramente... E questo, faccio una piccola parentesi, tanto comunque l'avevo detto dopo, diciamo, e questo è quello che sto cercando di fare, che mi hanno richiesto ultimamente di fare un corso su questo argomento. E il corso era sull'applicazione, sul CAD elettronico, ci devi spiegare tutte le voci del CAD elettronico, dico, guarda, io tutte le voci del CAD elettronico te le spiego, però con un'ottica, con uno scopo, non fine a se stesso, altrimenti tu dopo 5 minuti non te le ricordi più. Quindi io dico, guarda, un circuito stampato per farlo bene ci vuole una scheda elettronica, non un circuito stampato, una scheda completa. Ci vuole questo in fase di schema elettrico, questo in fase di sbroglio, questo in fase... Ci vogliono tutta una serie di passi che con il CAD elettronico si fanno in questo modo. E quindi il CAD diventa uno strumento per fare quello che serve a te. Non diventa il punto focale. Il punto focale deve essere la progettazione, lo scopo di arrivare a un prodotto finito. Quindi devo dire che è veramente un altro modo di progettare che è veramente interessante. Cioè, ho riscoperto praticamente, lo posso dire, a 60 anni, insomma, ho riscoperto, quando ho cominciato, non adesso, a 60 anni ho riscoperto un nuovo modo di vedere l'elettronica, veramente, veramente bello. E su questo, Carlo, infatti ti chiede la parte più difficile è il cambio di paradigma da prototipo a prodotto. Il primo può anche non funzionare se sei novista, il secondo deve funzionare. Quindi, relativo alla progettazione, immagino. Infatti... Ok, aspetta che le immagini che stai condividendo non sono su schermo. Ok, adesso sono in primo piano. Vai. Ok, no, tanto comunque sono schede, appunto, diciamo, moltissime sono basate appunto sui SOM di Acme, perché... I clienti me le chiedono proprio così, perché le SOM di Acme hanno le loro precise caratteristiche che possono essere usate appunto in questo ambito, quindi dove c'è necessità di robustezza, dove c'è necessità di compatibilità elettromagnetica, dove c'è necessità di basso consumo, quindi sono cose che sono pensate, quindi appunto è quello che dicevo prima, cioè ragionare sul concetto di stai facendo un qualcosa, cioè io quando ho fatto il mio robot, il mio lino, quello che avete visto prima, diciamo non sono stato a dare troppo ai costi, ovviamente sì, perché poi ovviamente cacciavo i soldi così e non ritornavano da niente, quindi però ne fai uno, non è che cambia tanto se una cosa costa 10 o costa 20,
cambia poco. Quando ne fai 100, quando ne fai 1000, quando ne fai 5000, se una cosa costa 10 in più, moltiplichi per i numeri. Quindi, poi, soprattutto, i costi, diciamo, del materiale proprio, quando c'è produzioni piuttosto piccole, influiscono fino a un certo punto, influiscono molto sui tempi che perdi. Quindi, se tu fai una scheda che non va, la devi progettare, la devi riprovare, devi andare al laboratorio a farla ritestare un'altra volta, sono altri costi, altri tempi, cioè diventa veramente un processo che adesso come adesso non è più assolutamente sopportabile. Quindi il tempo, il time to market, come direbbero gli uomini di marketing, è importantissimo. Quindi avere un prodotto buono nei tempi giusti. Su questo infatti arriva un'altra domanda, sempre da GPR One Industries, che ti chiede: Guido, pensi anche tu che la cosa più difficile in un progetto sia il creare un qualcosa cercando un compromesso industriale e commerciale e non solo il funzionamento? Dipende. Questa è una cosa nella quale si è discusso anche su questo parecchio. Quindi praticamente, se io faccio una cosa, faccio un prodotto che deve essere, che diventa un prodotto, appunto, diventa un prodotto che il core business di un'azienda deve essere fatto non bene di più, deve essere veramente un pezzo unico, anche perché noi abbiamo la fortuna di avere tanti belli elementi, come abbiamo visto già nel nostro piccolo, che hanno tante belle idee, però non ci abbiamo le possibilità economiche che ha la Cina. Quindi combattere da questo punto di vista con i prezzi della Cina non ha senso. Fare cose consumer, fare cose che vanno in concorrenza con prodotti consumer cinesi, non ha senso. Noi dobbiamo metterci quello che noi sappiamo fare meglio. Noi abbiamo l'inventiva, abbiamo la capacità. Noi in Italia parlo, noi ci sono tante belle menti in grado di progettare tante belle cose. Quindi se fai un prodotto devi fare veramente bene, che deve essere unico nel suo genere. Se fai un prodotto che deve svolgere una certa funzione specifica, quindi molto verticale, molto dedicata a un'azione specifica, allora certi compromessi sono accettabili, perché magari è accettabile un tempo di progettazione un po' più veloce, per magari fai una scheda un po' più grossa perché così fai prima a progettarla, tanto non c'è problemi di spazio, oppure cioè, diciamo, ci sono una serie di compromessi che vanno visti un po' caso per caso. Che nel caso di un'applicazione specifica, nel caso di applicazione specifica molto verticale, può essere conveniente mettere qualche, cioè applicare qualche compromesso. Se fai un prodotto che deve diventare il tuo marchio, il tuo prodotto, lì i compromessi no, non ci possono stare. Non so se ho risposto alla domanda. Dal mio punto di vista sì, magari vediamo cosa ci risponde poi dopo direttamente GPR One Industries. Benissimo. Intanto il bello appunto è che quando il discorso di ragionare appunto anche nell'ottica di progettazione industriale, come vedete qua avete visto più volte la scatola barra DIN da 9 moduli fatta in quel modo, con i circuiti. Quindi questo è un background che uno man mano si forma, no? Avrete visto parecchie volte il modulino mini PCIe, quindi questo è una cosa che ho usato parecchie volte, e quindi ricicli parte del tuo lavoro. Quindi se tu progetti bene, impari a progettare lo schema, il circuito stampato, eccetera, lo impari nell'ottica del riciclo, quindi di poter riutilizzare, oltre al tuo background specifico che mano a mano fai, sviluppi, vai avanti, eccetera, ma anche proprio come il softwareista che si fa le proprie librerie, cerca, se è un bravo softwareista, se le fa in maniera seria, in modo tale che siano riciclabili, riutilizzabili, non solo bruciate lì per quel progetto e basta, e poi sul progetto successivo devi ricominciare da capo. Quindi anche qui ci sono molte cose, qui vedete c'è anche una Roadrunner qui sopra, perché ha delle caratteristiche molto precise per questo scopo specifico. Quindi il modo di progettare cambia perché dice: adesso ho fatto il modulo Ethernet 100 megabit, ma sai che ti dico, se io lo faccio fatto bene, lo metto su un datasheet, su uno sheet, su un foglio, su uno schema fatto bene, lo potrò riutilizzare 1000 volte.
E questo cambia rispetto a quando progetti una cosa per hobby, diciamo, perché te ne freghi, i tempi non sono un problema così, così grande quando fai una cosa per hobby, i tempi sono assolutamente trascurabili. Queste sono altre schede, questa è una scheda che va dentro una presa intelligente comandata con una comunicazione 868 MHz, con una scheda YARM sempre di Acme. Questo era praticamente un demo, diciamo. Qui il cliente mi ha chiesto, il mio committente dice: guarda, io devo andare dal mio cliente a dimostrargli che noi sappiamo fare certe cose, quindi mi deve fare una scheda piccolissima, diventata a batteria, autonoma per 3 mesi, che deve fare tutto. Poi da questo togliamo quello che serve e facciamo una scheda molto più piccola che fa solo quello che serve. Quindi su questa scheda c'è tutto, praticamente tutto quello che serviva, BLE, comunicazioni seriali, è tutto basato intorno al micro. È bella piena, infatti. È abbastanza grossa, sì. E poi appunto tutto, perché tutto, tutte le alimentazioni sono controllate dall'STM32 per spegnere le periferiche non necessarie in quel momento, perché la batteria deve poter durare 4-5 mesi, mi pare questo era l'obiettivo finale. Curiosità, quanto tempo ti porta via a progettare una scheda? Cioè, quando parli con un tuo cliente, quanto ci vuole, ecco, come con la tua preparazione che hai adesso? Io spero che non ci siano miei clienti adesso in ascolto. Cioè, io mi tengo sempre su tempi, cioè, di sempre tempi più lunghi di quelli che io so che poi ci vogliono, perché uso quello che io... Ma a tanti io l'ho detto chiaramente in faccia, non è che... Cioè, uso l'effetto Amazon, no? Quello che conosciamo tutti. Amazon ti dice che il tuo prodotto ti arriverà, sarà spedito e ti arriverà dopo 3 giorni. Se ti arriva dopo 2 giorni, tu, oh, porca miseria, vedi Amazon come funziona. Amazon sapeva perfettamente che sarebbe arrivato in 2 giorni, no? Quindi se io dico che una scheda è pronta dopo un mese e gliela do dopo 20-25 giorni, il cliente è contentissimo. Se gliela do dopo 31, il cliente si incazza. Giustamente, per carità. Quindi diciamo che una scheda, ecco, una scheda come questa, per esempio, questa che vedete adesso, questa è basata su un SOM di Google, sul Coral, quindi diciamo è un edge, una scheda per l'edge computing, IoT edge computing, con molta connettività, con una discreta capacità computazionale per avere logica di intelligenza artificiale a bordo. Questa qui mi ha richiesto abbastanza tempo perché c'erano molte cose nuove che dovevo studiare, che dovevo vedere, che non conoscevo, non avevo mai fatto, appunto. Quindi questa, non lo so, adesso i tempi, diciamo, sicuramente per una scheda del genere siamo molto vicini a 2 mesi per avere il prototipo, molto molto vicini a 2 mesi. Schede più semplici su cose che ho già fatto, diciamo, tra schema elettrico, farlo bene, dare la documentazione, fare il PCB, parlare con il service e dare tutta la documentazione, meno di un mese è difficilissimo, veramente difficilissimo. Poi dipende, ripeto, appunto dalla complessità. Però, diciamo, ecco, tra un mese e 2 mesi, e 2 mesi pieni, una scheda ci vuole. Parliamo appunto di schede consumer verticali, quindi schede che devono essere fatte in un certo modo, rispettando anche quelli che sono i tempi. Bene, questa vedete qua, una scheda che ha due somme addirittura, perché il cliente, questa me l'ha chiesto lui, lo schema praticamente elettrico non era completo al 100%, ma praticamente me l'ha dato lui, voleva assolutamente due somme sopra, ma neanche per ridondanza, vabbè, questa, come si dice, attacchi l'asino dove vuole il padrone, quando poi è lui che paga, lo fai nel modo che lui vuole. Anche qui ho una domanda da farti, ti sto bombardando, ma sono sempre domande... No, benissimo, cioè non vorrei... L'unico problema che c'è è che poi se tu mi fai domande, io metto a parlare, mi fermo più, quindi... Tra un po' siamo in chiusura, però questa domanda te la volevo fare, che credo anche molti di noi... Anzi, ne ho due, una che è appena arrivata e un'altra che ti volevo fare io. La prima è, ti cambia molto quando progetti una scheda il volume di produzione? Cioè, se sai che il cliente ne deve fare 10.000 pezzi, 1.000, solo 100, 1, ti cambia molto l'approccio di progettazione o più o meno ti muovi uguale? Diciamo, ha la sua influenza sicuramente, perché appunto... quando c'è, lì appunto c'è l'economia di scala, è vero anche che
che quando moltiplichi il numero dei componenti i prezzi calano veramente tanto. Quindi se vai su 10.000 ti puoi permettere di trovare anche dei fornitori che ti offrono dei bei prezzi. Quando sei sotto i 1.000 cambia veramente poco da fornitore a fornitore, cioè compri online, i prezzi sono quelli. Però sì, sicuramente sì, cioè, se tu c'hai i componenti puoi trovare dei componenti molto simili a differenze di pochi centesimi uno dall'altro, quando i pochi centesimi moltiplichi per 100 hanno il loro effetto, quando i moltiplichi per 10.000 hanno un altro effetto. Quindi certo sì, la progettazione deve essere fatta con un prodotto consumo, anche lì però dipende da qual è l'applicazione finale, no? Perché se c'è un prodotto ad alto valore aggiunto, cioè nel senso che il mio committente poi lo rivenderà a sua volta o lo installerà nei suoi circuiti, eccetera, e dovrà farci sopra un software molto sofisticato che dovrà... anche lì, diciamo, il costo della singola scheda influisce relativamente. Perché è una cosa che comunque ha un alto valore aggiunto globale. Quindi se costa 10 euro in più, non cambia tanto in un progetto che coinvolge integrazione, installazione, collegamenti, software, gestione, manutenzione, eccetera. Non sono quei 10 euro a pezzo che possono cambiare. Se faccio una cosa consumer che deve essere costare poco e deve essere venduta in migliaia di pezzi, allora lì sì, allora cerchi RLE più... Cioè, cerchi dei compromessi senza scendere troppo, perché se compri appunto un relè come la scheda Switch che avete visto prima, troppo economico, e poi la prima volta che lo utilizzi te se incolla, non è una gran bella firma né per me né per il mio committente. Quindi comunque un minimo standard di quantità lo devi mantenere. In concorrenza col Sonoff a 10 euro non ci andrà mai. In Italia nessuno potrà andare in concorrenza col Sonoff, che ne vendono milioni di esemplari in tutto il mondo. Quindi è lì veramente i risparmi ce l'hanno, ma loro si possono permettere perché hanno altri numeri. Quindi anche quello va visto in funzione dell'utilizzo finale. Quanto si può fare tutto, si possono applicare economie sotto tutti i punti di vista. E in quanto vale la pena? Oh, guarda, intanto è arrivata un'altra domanda, perché sennò sforiamo troppo, quindi ti faccio... È attivissimo GBR One Industries, che ti chiede Picco STM, vedendo le schede che hai prototipizzato. Lo preferisci? Sì, no, ormai STM, pur essendo stato insomma, uno dei primi utilizzatori, almeno in Italia, insomma, dei PIC, ormai, secondo me, ha perso il treno, ma neanche direi sulla qualità, sulle cose, per carità, non mi permetto di giudicare quella, ma quanto riguarda il supporto, cioè ormai un prodotto, questo l'hanno imparato in tanti, l'ha imparato ST, l'ha imparato Texas, l'ha imparato Digiri quando vendi componenti, che ti danno dei tool di sviluppo, probabilmente il sito della Digi che per ordinare è un tool di sviluppo per il progettista, non è solo il sito per ordinare. Quindi quando la STM, la Texas, ti danno degli strumenti che ti permettono di avere un circuito che al 99%, se non fai cavolate grosse, funziona bene, e Microchip devi stare a cercare su ore e ore e ore di forum per capire qual è il problema, che sembra che ce l'hai solo te invece ce l'hanno altri, a parità di tutto scegli un prodotto che ha un supporto migliore. In questo momento per me supporto migliore, ma soprattutto nella portabilità della piattaforma all'altra. Poi questa, ripeto, l'esperienza mia, che non è che legge, non è che la Bibbia, cioè, l'esperienza mia ha portato a quello, mi ha portato appunto che io e chi sviluppa il firmware, perché io non sviluppo il firmware, chi sviluppa il firmware sulle mie schede, ci siamo trovati molto meglio con STM. Poi speriamo che Microchip riprenda, perché almeno dal punto di vista dei micro piccolini, perché sembra che adesso si sia dedicata o a molti piccoli 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 o grandi grandi grandi. Quindi ognuno, cioè, speriamo che rimangano tutti, che rimanga un mercato, perché se rimane uno solo è brutto per tutti noi, sicuramente è brutto. Quindi meno male che c'è la concorrenza che porta a stimolare. Ero in muto. Dico,
Vediamo, perché ci sono stati anche tanti aggiornamenti dal livello business tra ARM, acquisizioni, Nvidia che si sta mettendo nel mercato, quindi chissà cosa porterà, poi su questo non ci dilunghiamo e ti do la parola perché oltretutto abbiamo un po' sforato, quindi... Poco poco. Sì, esatto, quindi ti dirò, acceleriamo un pochino. Niente, guarda, diciamo che ho quasi finito. Questo volevo solo spendere due parole su questo progettino qua, perché veramente, pur essendo molto semplice, questo è veramente molto, molto interessante. Questo è Cordata, che avrete sentito perché appunto ha partecipato anche alla Maker Faire, anche lì è stato parecchie volte in Acme. Questo sistema di motion capture open, economico, che sta facendo Cordata, appunto Bruno Laurencic and Company. Quindi praticamente io ho avuto l'onore anche in questo caso di poter partecipare a questo progetto, e quindi ho sviluppato, questi sono i nodi, i modulini che vanno montati su ogni giuntura del corpo, diciamo 15 diciamo sul corpo umano, rivelano tramite un sensore giroscopio, accelerometro, bussola, rivelano la posizione dell'arto, e combinati insieme tutti quanti su questa scheda, che praticamente è un concentratore che poi va su un visto progettato come un app per una Raspberry. Su una Raspberry tutti questi dati praticamente vengono raccolti e tirano fuori quella che è la posizione del corpo in quel momento, appunto come il motion capture che va tanto per la computer grafica nel cinema, ma non solo. Però questo in maniera molto molto più economica e fattibile, senza avere grossi studi, grossi investimenti. Questa è un'altra scheda, vabbè, genericamente vi posso dire che è una scheda basata su Roadrunner che deve consumare poco, perché alimentata un display da 5 polli, che è alimentata da un pannello solare, quindi qui c'è pannello solare, alimentazione, batteria, MPPT e tutti i concetti di bassi consumi e di bassissimi consumi, ogni cosa deve essere spegnibile in qualsiasi momento e accesa per il minor tempo possibile. Quindi questa è una scheda anche abbastanza complicata, che mi ha richiesto un po' di tempo, però anche qui mi sono rivenduto delle esperienze che avevo già fatto in precedenza e mi hanno permesso di risparmiare parecchio tempo di progettazione. Questi sono dei sensori autoalimentati con dei piccoli pannellini solari e una batteria per i pannelli solari. Vedete, c'è un modulino LoRa qui sopra, questo quadradino grigio, un modulo LoRa fatto in Italia, a Modena, molto bello, fatto veramente molto bene, consuma pochissimo, usa tecnologia microchip, tra parentesi, e fatto bene, costa poco, consuma poco, veramente siamo bravi in Italia. Questa, vabbè, quest'altra dopo vado molto velocemente, perché sono schede che non sono mai entrate in produzione, sono schede tentativi, diciamo, dei esperimenti nei quali sono arrivati magari anche quasi allo sbroglio finale, però non sono mai andate in produzione neanche come prototipo. Però comunque sono state un background per... sono servite per farmi il mio background, quindi anche da queste l'ho studiato e l'ho portato a termine, sono servite, hanno avuto il loro bravo peso, perché mi sono costruito i miei bravi modulini che poi ho riutilizzato insieme. Ho finito, Raffaello, ci sei? Sì, ci sono. Come al solito parlavo da solo, non ti preoccupare, il mio computer ha sentito tutto. Tanto ti volevo ringraziare, questa era la prima cosa che avevo detto al computer, per tutto, per la tua esperienza e per quello con cui ci hai divulgato. Onestamente ci sono tante cose, quando abbiamo parlato prima di questa live che mi hai raccontato, ci sono argomenti tipo la tua esperienza, quindi il passaggio professionale dalla parte hobbistica alla parte di professionale, che mi è piaciuto, e se magari puoi dirci qualcosa in più, perché te lo accenno e secondo me è importante che lo racconti, perché potrebbe essere ripreso una prossima volta in una nuova live. E... Qui guarda, la cosa mi piacerebbe molto riprenderla, non far parlare solo a me, perché poi veramente, però fare una specie di tavola rotonda con più persone potrebbe essere una cosa veramente interessante, perché quello che sto notando adesso che ho avuto, diciamo, diversi contatti,
le aziende stanno investendo. Diciamo, noi abbiamo avuto l'hype, praticamente il picco massimo del 2014-2015, di quello che era i Fab Lab, l'industria 4.0, l'industria fatta in casa che doveva risolvere tutti i problemi del mondo. Poi si è rivelato chiaramente che non avendo chiaro in mente preciso un modello di business, rimaneva un po' fine a se stessa, rimaneva sterile, tant'è vero che purtroppo, devo dire purtroppo perché hanno delle bellissime realtà e delle bellissime menti, purtroppo i Fab Lab adesso ce ne stanno molti meno di qualche anno fa, però contrariamente diciamo adesso stiamo arrivando alla fase della maturità, quindi si è capito e lo hanno capito le aziende, stanno investendo le aziende, perché per l'azienda, mentre per un Fab Lab spendere 1000 euro o per un'associazione come la nostra spendere 1000 euro è un problema enorme, per un'azienda spendere 10.000 euro, investire, non spendere, investire 10.000 euro per formare 10 persone, magari poi ne ritorna una, per loro comunque un vantaggio. E questa è una cosa che sta maturando pian piano adesso. Quindi diciamo l'ottica di passare, magari più gradualmente, io ho avuto la fortuna di avere una spinta veramente... veramente forte entrando direttamente in una realtà industriale, quindi ha avuto proprio un salto quantico enorme, veramente sono stato molto facilitato, diciamo un po' grazie all'esperienza che mi portavo appresso nei tanti anni precedenti, però ci ho avuto veramente un salto, veramente non è sempre facile fare un salto del genere, la cosa potrebbe essere più graduale, però adesso la possibilità c'è, perché veramente un Fab Lab, un startup, chiamatelo come pare, dategli il nome che vi pare, non è quello importante, però avere un qualcosa che permetta, grazie all'esperienza di altre persone, e qui nel gruppo, nei gruppi, nelle persone che abbiamo citato in questa ora, le persone ce ne stanno tante che possono contribuire a questa cosa, con la conoscenza condivisa di tutte queste persone, formare delle nuove leve, che non devono essere necessariamente giovani o non giovani, però delle nuove leve che si avvicinano più al mondo del lavoro, al di là del singolo Fab Lab, del singolo divertimento, del singolo hobby, può essere una cosa sulla quale varrebbe la pena discuterci, non adesso in 3 minuti, ma... No, esatto, però ci tenevo che lo presentassi, perché abbiamo veramente tante menti con esperienza che in una tavola rotonda potremmo parlarne e introdurre, visti in tante ottiche, professionale, visto dalla parte manageriale, quindi assolutamente tutti i fronti. Sì, perché poi appunto, cioè, l'abbiamo visto, no? l'abbiamo vissuto sulle nostre spalle un po' tutti, no? L'hobby è bellissimo, no? Però l'hobby appunto è un hobby, uno che fa nel tempo libero. E il tempo libero a volte c'è, a volte non c'è. A volte l'entusiasmo spinge a trovare un po' più di tempo libero, altre volte... la famiglia, i figli, il lavoro, bla bla bla, quindi l'hobby passa in secondo, terzo, quarto, quinto piano e sparisce. Se invece c'è uno scopo di tipo diverso, quindi uno scopo anche di arrivare al risultato, che purtroppo, per fortuna, deve essere quello economico, quindi ci deve essere in qualche modo un ritorno, che può essere quello semplicemente del mantenimento dell'hobby, potrebbe andare bene anche quello. Un Fab Lab in qualche modo si deve mantenere, perché ha comunque un affitto corrente, riscaldamento, le macchine, materiale di consumo, eccetera. Il minimo dei soldi devono rientrare, pure se fai solamente come hobby, ma il minimo dei soldi devono rientrare. Quindi ci vuole comunque un modello di business. Se c'è qualcuno che aiuta nella fase iniziale, sia come idee che come piccoli finanziamenti iniziali, sicuramente si possono fare molte più cose. Questo è vero, perché molte aziende si muovono con gli incubatori, molti di noi l'avranno sentito, che è il termine corretto, quando si sente incubatore da una grossa azienda è l'idea che vuole fare il portare o una realtà, creare un prodotto, quindi da uno spin-off uscire e avere un prodotto da presentare. O al contrario, si può fare quello che hai detto tu, insomma, è una nuova idea, incubare, portarsi dentro qualcosa o creare un qualcosa che era fuori dall'ottica del... Anche perché spesso viene criticata la formazione, no? Accademica, scolastica italiana, perché è troppo distante dall'azienda. Diciamo l'università, le scuole non possono fare solamente un professionale rivolto all'azienda in quel momento, anche perché diventerebbero obsolete in un anno
E quindi, diciamo, la base teorica comunque ci deve stare, no? Quindi, diciamo, lo sai benissimo perché te l'ho detto mille volte di persona, io sono abbastanza contrario, sono rimasto molto male con quello che è il metodo di insegnamento italiano, perché mancava veramente troppo, era veramente troppo distante dalla pratica, però non può arrivare proprio sulla pratica. E diciamo, questo tipo di incubatori, come l'hai chiamato giustamente, questo tipo di incubatori potrebbero essere il traghetto che porta persone che hanno l'idea, hanno la capacità, avrebbero la possibilità, ma non sanno come metterla in pratica. Questi incubatori potrebbero essere il passaggio tra il mondo accademico e quella che è l'industria, perché poi alla fine se l'hobby diventa, cioè, come diceva qualcuno, se tu fai un lavoro che ti piace non avrai mai lavorato un giorno in vita tua. Quindi poter fare un lavoro che ti piace, se tu c'hai un hobby, riesci a farlo diventare un lavoro, beh, penso che non c'è niente di meglio, cioè, veramente. Sono assolutamente d'accordo. E la tua esperienza professionale, e da come ne parli, e da come lo sento, oltre che già ti conosco di persona, ma credo anche per chi ci ha ascoltato, si vede proprio che come l'hai trasmesso la tua attività e la tua bravura. Questo te lo dico da amico, ma te lo dico anche ascoltandoti. Da entusiasmo, esatto, guarda, esatto, a 65 anni sono riuscito a mantenere lo stesso entusiasmo, la stessa curiosità che avevo a 16 anni, sono contentissimo. Non ti dico quanti commenti, infatti, di persone che sono, e su questo poi anche chiuderò, che come Max che ti dice: grande Guido, fiero di conoscerti, o anche Andrea Carrarini che dice: bella storia, Guido, e sono veramente d'accordo, e ce ne sono tanti altri, Roberto, veramente una... Mi è arrivata a rileggere tutti dopo, con calma. Esatto, intanto ringrazio tutti pubblicamente, perché veramente non mi merito tutti questi complimenti. No, assolutamente, è un nostro onore, oltre che sei stato e sei in socio di Officine Robotiche, è veramente onorato, ho spinto tantissimo per averti come intervista, come nostra prima intervista, e spero ce ne saranno tante altre. Assolutamente, spero proprio di sì. E soprattutto anche riprendere questi discorsi che hai detto, che apre veramente una grande strada. E su questo intanto ringrazio anche chi ci ha ascoltato, che ci ha seguito in questa presentazione. Che mi ha sopportato per tutto questo tempo. Assolutamente no, smettila, guarda che ti levo prima della fine, ti levo prima della fine della live. e su questo quindi ringrazio tutti, vi ricordo di guardare in descrizione i nostri riferimenti per il canale delle news, dei tech, e di iscrivervi, vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale di Officine Robotiche per la nostra futura live, che ricordo sempre 2 settimane, quindi non questo mercoledì, il prossimo ci sarà una nuova live, e vi aspetto tutti, e di iscrivervi sui social in modo tale che potete anche ricordarvi se vi siete scordati della live o dei nuovi eventi che stiamo preparando. Su questo ritorniamo in pieno schermo e vi saluto e ti saluto ancora. Ciao a tutti.